Mauro Febbo, assessore al turismo e allo sviluppo economico della regione Abruzzo. Assessore, buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere con noi. Assessore, allora, oggi è una giornata importante perché in giunta regionale c'è l'approvazione della delibera per il connubio con il Calcio Napoli, ecco, per i prossimi anni. Ho detto la sottoscrizione di questo accordo con il Napoli Calcio, un accordo per noi importante a livello di promozione, penso per il Napoli per tanti motivi, anche perché insomma, siamo soddisfatti di aver raggiunto un bel traguardo. Eravamo partiti con un po' di scetticismo da parte del presidente De Laurentiis, doveva essere solo per un anno. Ha visitato gli impianti che abbiamo qui in Abruzzo, a Castel di Sangro, ha visitato non solo gli impianti sportivi ma anche gli impianti per la ricezione, e quindi è rimasto entusiasta e il contratto si è prolungato per 6 anni. Senta, assessore, dovrebbe essere di 6 anni il contratto con il Napoli e insomma entriamo anche nell'aspetto economico-finanziario. Mi sembra che la regione Abruzzo tirerà fuori 800.000 euro all'anno a favore del Napoli. Sì, per... un accordo di promozione che prevede diverse cose, quindi anche la promozione all'interno dello Stato di San Paolo. Ah, quindi avrete anche il marchio della regione Abruzzo? Sì. Senta, ci può dare qualche altro dettaglio, assessore Febbo? Perché credo che oggi lei in giunta porterà molti elementi. Abbiamo questo, ci sono una serie di clausole, di cose che vanno fatte. Napoli si garantisce tre amichevoli. Tre amichevoli. Un po' di cose di questo genere. La prima con il Castel di Sangro, mi pare di capire. La prima la vorremmo fare, poi sono anche i tecnici un po' che bisogna vedere, anche che qui abbiamo il problema delle date, chiaramente, che non sappiamo ancora di preciso quando ci sarà il ritiro, perché c'è l'incognita a Barcellona, noi tutti quanti tifiamo Napoli e quindi speriamo insomma, che si superi il Barcellona. E poi c'è l'altra incognita che è la data di inizio del campionato. Che dovrebbe essere il 12 settembre, dovrebbe essere, però noi sappiamo che forse più là, e questo dovrebbe portare a un ritardo del ritiro, chiaramente. Giusto così. Senta, assessore, l'ultima cosa, ma quanti napoletani o quanti turisti, quanti appassionati vi aspettate? Avrete fatto una stima, no? Nel valutare. Adesso è un ragionamento che stiamo confrontando con il tavolo tecnico scientifico della regione Abruzzo e con le autorità competenti, quindi con la prefettura, perché è chiaro che noi abbiamo fatto questo contratto che vogliamo ospitare più possibile i napoletani e i campani in generale. È chiaro che magari in questo primo ritiro c'è ancora bisogna ancora avere un po' di pazienza, un po' di problemi ci sono, quindi dobbiamo stare attenti, non dobbiamo ricadere in quel che c'è già accaduto, quindi massima attenzione, quindi questo lo sapremo nei prossimi giorni. Beh, certo, facendo una valutazione giornalistica, devo dire, il Napoli introiterà qualcosa in meno rispetto al Trentino dalla regione Abruzzo, però forse avrà la possibilità. Io non conosco. Lo dico io, assessore, vi faccio concludere un attimo, poi però potrà tranquillamente sfruttare molto meglio le amichevoli, perché gli impianti ci sono a Castel di Sangro, c'è uno stadio che contiene quanti spettatori? Contiene oltre 7.000 spettatori. Oltre 7.000 spettatori, quindi diciamo che il Napoli potrà utilizzare quell'impianto, cosa che non poteva fare a Di Maro, per le amichevoli e quindi lucrare altri danari dalle amichevoli. Quindi questa è una valutazione giornalistica, non la sto coinvolgendo. La valutazione giornalistica lei avrà sicuramente ragione, però non dimentichi che i contratti sono due, uno con la regione Abruzzo e uno con il comune di Castel di San, quindi non so se introiterà di meno.
Ah, quindi anche il comune tirerà fuori qualcosa. Sì, perché sono usciti, cioè noi siamo due enti separati, non è che possiamo fare tutti un contratto unico. Per cui secondo me non credo che entrerà di meno. Ah, perfetto. Quindi il contratto mi conferma i 6 anni, ma c'è un'opzione per altri 6 anni poi. Sì, un'opzione per altri 6 anni, sì. Insomma, il Napoli prende casa a Castel di Sangro, contenti, tutti contenti. Una bella cosa per l'Abruzzo, ma io penso che sia una bella cosa anche per Napoli. Va bene, assessore, grazie per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie, bocca al lupo. Tanto, grazie.